problemi, ma anche opportunità del settore agricolo calabrese e non solo. Benvenuto a questa nuova puntata, è la seconda di questo nostro spazio dedicato all'agricoltura, targata CIA, e vado subito a presentare il nostro ospite, gradito ospite, Nicodemo Podella, che è presidente di CIA Agricoltori Italiani Calabria. Benvenuto presidente, innanzitutto. Buongiorno. E allora, presidente, lo dicevo in questa brevissima intro. L'agricoltura è un settore che sicuramente è il settore, lo diciamo spesso, trainante dell'economia italiana e calabrese, ma è anche un settore nel quale comunque ci sono dei problemi, magari ci sono più punti rispetto ad altri settori, più punti di forza rispetto ad altri settori, ma ci sono comunque delle evidenti criticità, anche perché poi l'agricoltura, lo sappiamo bene, è influenzata da tanti fattori. Uno, per dirne uno, il tempo. E negli ultimi anni stiamo assistendo, purtroppo a cambiamenti climatici che stanno creando problemi, mi pare di capire. Sì, stanno creando un sacco di problemi questi cambiamenti climatici che io dico sempre, l'ho detto pure ai tavoli della politica, delle regioni che ci devo ascoltare, sono cambiamenti che ci sono sempre stati. Abbiamo dei problemi nella regione Calabria, in tutta Italia, come un grandissimo palazzo ogni tanti anni va ristrutturato. La Calabria va ristrutturata per quanto riguarda le reti di colo della nostra regione. Sono anni che non vengono eseguite le puliture, non delle erbacce, ma degli inerti che hanno riempito i nostri canali che dovrebbero accogliere l'acqua che viene giù dal cielo. E no, a non creare danni come lo si sta assistendo in questi ultimi periodi, perché Ecco, ne abbiamo viste tante, anche alcune dai risvolti tragici, possiamo dire. Lamezia Terme, c'è stata purtroppo anche delle vittime. Per quanto riguarda il settore agricolo, lei giustamente ha parlato dei canali di scolo, così come anche gli argini dei fiumi che spesso vengono praticamente abbattuti dalla forza dell'acqua. L'acqua poi va dappertutto e può creare davvero grossi problemi. Siamo reduci qualche mese fa, se non ricordo male, gli ultimi giorni di novembre, i primi di dicembre, da l'ennesima alluvione agli argini del fiume Crati, territorio di Corigliano Rossano. Anche lì la CIA era presente, ma lei ha parlato del mondo politico, del mondo istituzionale, ha detto ci devono ascoltare. Ovviamente bisogna fare. Ovviamente, in somma urgenza si interviene spendendo anche forse il triplo di quanto si potrebbe spendere per interventi di prevenzione. Allora bisogna andare alla base, bisogna andare a prevenire determinati eventi. Sì, bisogna prevenirle perché andare a buttare i soldi come si stanno buttando in questi ultimi anni sono dei soldi sprecati perché intervenire quando già è successa la catastrofe serve a poco e a niente, anche perché la gran parte dei danni che vengono fatte in queste occasioni li subiscono gli agricoltori e noi come agricoltori siamo preoccupatissimi per questo qua, perché abbiamo bisogno di una macchina tecnica che valuti bene il territorio e esegui i lavori come devono essere eseguiti, non pensando a sperperare denaro solo nelle urgenze, ma programmare, fare una programmazione, come dicevo prima, di un restyling del nostro territorio dove devono essere portati all'origine, perché non dimentichiamoci che dopo il dopoguerra è stata fatta un'opera di bonifica che ha portato ad oggi la nostra regione, l'Italia intera, ad avere una tranquillità meno preoccupante. Oggi invece questi lavori eseguiti all'epoca sono quasi scomparsi dalla copertura di inerti. Il problema del Crati è successo perché il fiume è pieno di alberi, pieno di inerti,
non riesce ad accogliere più la volumetria dell'acqua che viene giù e automaticamente esce fuori. Non si può andare contro la natura se noi non eseguiamo quei lavori che un tempo sono stati fatti e oggi ci siamo dimenticati che avevano una dimensione, una volumetria molto più ampia che poteva accogliere queste situazioni. Perché la natura fa il suo corso. Fa il suo corso e chiaramente i lavori che erano stati fatti nel dopoguerra non possono essere, tra virgolette, attuali in questo momento, perché la natura cambia, è cambiato anche l'aspetto climatico, e questo vuol dire che bisogna riprogrammare. Sì, abbiamo notato una cosa, noi con il Presidente Nazionale CIA siamo stati sulla Mezia, quando ci sono state le vittime pure, siamo stati sulla Mezia, nell'area di La Mezia abbiamo notato una cosa, che le opere realizzate allora, se vengono pulite, sono attuali anche oggi, perché in dei canali, in dei fiumi, perché sono dei fiumi, ci sono oltre 5 metri di detriti. Sotto il ponte dell'autostrada che abbiamo filmato, abbiamo fatto vedere, ci passa appena appena coricati. Prima dicono tutti i contadini che sono in quelle aree, si passava con i mezzi, con camion, escavatori, pala sotto, significa che ci sono 5-6 metri di detriti, di ghiaia, che va tolta. Se non si fa questo è inutile fare opere, oppure gli agricoltori che puliscono i canali nelle proprie aziende, poi l'acqua delle proprie aziende deve defluire in questi grossi canali, essendo molto più alti nemmeno ci possono andare, e quindi buttiamo soldi continuatamente e sono danni enormi, perché chi è preposto al controllo e al monitoraggio di questi fiumi, non, a mio avviso, non fa il proprio dovere. Ecco, giustamente lei sottolineava l'aspetto forse più importante. Non servono, in alcuni casi chiaramente, opere strutturali, ma servono interventi di pulitura dei canali, interventi insomma molto diversi, anche forse economicamente meno importanti. Lei però ha detto una parola che mi ha stimolato un'altra riflessione. Lei ha detto giustamente bonifica. A me viene in mente consorzio di bonifica, risorsa irrigua. Ecco, se da un lato abbiamo le bombe d'acqua, che creano problemi, hanno creato vittime, e lo ricordiamo, La Mezia, abbiamo ricordato giustamente le vittime che ci sono state, ma grossi problemi li ha creati anche a tante aziende agricole, nell'Ametino, nel Regino, nel Cosentino, abbiamo parlato anche di Corigliano Rossano, ci sono state alcune aziende che sono state praticamente devastate, con capi di bestiame morti in una notte, e lì le vittime non ci sono state perché una persona è tornata tardi praticamente e ha lanciato l'allarme, altrimenti magari potevamo raccontare ben altra storia. Fortunatamente non è stato così, ma dicevo, da un lato c'è questo tipo di problema, dall'altro abbiamo avuto, soprattutto lo scorso anno, il problema siccità. Anche lì probabilmente servono interventi. Sì, servono interventi urgenti sotto questo punto di vista, per cercare di realizzare quelle opere che mancano sul nostro territorio. Noi abbiamo acqua a sufficienza da poter irrigare, mantenere l'esigenza idrica del nostro territorio, però non riusciamo a realizzare quelle opere, quelle infrastrutture che servono al contenimento di queste acque, oppure dove ci sono non sono gestite in modo oculato e forniscono danni invece di benefici sulle nostre aziende, sul territorio. Abbiamo bisogno di un intervento della Regione Calabria che metta in chiaro e in trasparenza la situazione dei consorzi agrari e dei consorzi di bonifica, che è strumento necessario per il territorio. Anche su questo la Regione tempo fa ha sbagliato, togliendo delle competenze ai consorzi di bonifica e dandole alle province. Quindi la riforma non è stata così azzeccata?
Sì, oggi assistiamo a uno scaricamento di responsabilità tra enti e quindi paralizza un pochettino la operatività e l'intervento prima che succedano le devastazioni che abbiamo assistito in questi periodi. La siccità. Ci sono cicli naturali che nell'arco degli anni si presentano sempre. Bisogna solo organizzare le forze e cercare di. Abbiamo tutta la potenzialità per poter evitare tutte queste cambiamenti climatici, bombe d'acqua, oggi li chiamiamo bombe d'acqua, ma ci sono sempre state. Mi diceva mio padre che molti anni fa, nella Valle del Neto, era arrivata un'alluvione, all'epoca un'alluvione. Delle aziende zootecniche avevano delle vacche, si trovavano, le vacche che galleggiavano sulle acque, si trovavano sui rami degli alberi a 20 metri, a 30 metri. Quindi queste problematiche appese, queste problematiche ci sono sempre state. Sono stati fatti degli interventi, hanno messo a regime fiumi, torrenti, oggi vanno ristrutturate di nuovo, vanno messe all'origine, almeno all'origine, non diciamo allargarle, ma vanno messe all'origine. Se la Regione prende atto di questo, lo Stato prende atto di questo, riusciamo a spendere i soldi a indirizzare i soldi in modo giusto, diamo una risposta alla popolazione e alle aziende agricole, in primis che pagano i danni più grossi. Ecco, e alla fine è sempre un problema, possiamo dire, culturale per certi versi, agire in prevenzione in agricoltura, perché poi l'agricoltura, l'abbiamo spesso sottolineato, è la fine, è la prima, come dire, fonte di prevenzione al dissesto idrogeologico. Questo lo sappiamo benissimo, perché i territori che vengono curati e vengono coltivati, sono tenuti, tra virgolette, in ordine. Abbiamo detto criticità che ci sono in ogni settore, ma opportunità che riguarda il settore agricolo. Quando si parla di opportunità, parliamoci chiaro, molto spesso si pensa non solo alle splendide realtà, e la CIA, sono tante aziende targate CIA che fanno bene al sistema, fanno bene chiaramente da un punto di vista imprenditoriale e fanno bene alla rete economica calabrese e nazionale, ma ci sono anche opportunità uguale molto spesso PSR. Siamo ormai in dirittura d'arrivo per quello che riguarda il PSR 2014-2020. Chiedo a questo punto a lei un bilancio, se tutto ha funzionato come doveva funzionare, al di là credo di qualche problema informatico, se è stato centrato l'obiettivo, se poteva fare, qualcosa poteva essere fatto in maniera diversa. Sì, diciamo, l'obiettivo è stato centrato, il problema sono un po' di ritardi dovuti alla burocrazia che causa un po' di ritardi. Quei ritardi che oggi non ci possiamo permettere perché la situazione economica nelle aziende è diventata un pochettino insostenibile e quindi abbiamo bisogno che si dia una svolta anche in questo senso, accorciare i tempi di attesa, perché non si può sopportare più di percepire risorse che uno mette in cantiere e poi percepirle dopo 2 anni. Vediamo su qualche misura ritardi un pochettino esagerati. Dovuti forse anche a sistemi informatici non idonei allo svolgimento dell'impegno che è stato preso, ma questo a noi agricoltori poco interessa, dovrebbero preoccuparsi a sistemare le strutture che recepiscono tutte queste domande in modo da poter dare risposte velocemente. Non possiamo sentire ancora oggi risposte che ci sono SIAN o altri sistemi informatici che non si leggono tra di loro e quindi abbiamo problemi di avere pagamenti di dovuti dal 2017 che oggi ancora non vengono percepiti.
Questo è quello che chiediamo alla Regione, ai politici, che devono sbloccare questa situazione, che è una situazione che dura da anni. Questa risposta ci viene data da anni, però la soluzione ancora non è stata trovata. Ecco, perché poi alla fine la burocrazia la pagano le imprese, in buona sostanza. I problemi della burocrazia vengono pagati alle imprese che devono fare reddito, ma i ritardi nei pagamenti chiaramente creano grossi problemi. Però pare di capire che le linee guida erano quelle giuste. Siccome siamo praticamente ormai alla fine dei 7 anni 2014-2020, ormai si inizia a parlare anche della programmazione di quello che sarà il nuovo PSR, 2021-2027 se non ricordo male. Sì. Allora, questo nuovo PSR, già ci sono stati i primi incontri, i primi tavoli, e si devono definire le linee di intervento. Qual è in tal senso la posizione della CIA? Dove la CIA vuole intervenire? La CIA interviene sul fatto che le risorse devono andare principalmente agli agricoltori che producono reddito, che vivono di agricoltura, non dimenticando tutta quella parte di piccole aziende che hanno, specialmente in Calabria, in Italia, anche in Italia, ma non solo in Calabria, perché l'azienda media è di 5 ettari, 6 ettari massimo, quindi abbiamo bisogno che queste aziende vengano tenute in considerazione, perché sono sul totale una percentuale altissima di territorio, e quindi non possiamo permettere che questo territorio venga abbandonato per tutti i motivi che precedentemente dicevamo, il dissesto idrogeologico e tutto il resto. L'agricoltura è il settore primario in Italia, in Calabria specialmente. Abbiamo bisogno che venga tenuta in seria considerazione, ma con i fatti, non con le parole, perché le parole se ne sono state fatte tante, abbiamo bisogno dei fatti. E i fatti dicono che ancora c'è tanto da fare per il settore agricolo. Ecco, una delle frontiere probabilmente dell'agricoltura moderna, sul quale ha puntato anche il PSR 2014-2020, è l'agricoltura biologica. Mi pare che sul bio la CIA sia comunque all'avanguardia. Le aziende, molte aziende hanno raccolto l'invito, e anche sui prodotti biologici sono all'avanguardia. Potrebbe essere, è stato sicuramente uno dei momenti e dei filoni su cui si è puntato nel vecchio PSR. Si potrà continuare anche nel nuovo? Con il nuovo sono state fatte dei bandi, però c'è un problema che è sorto in questi giorni e che abbiamo noi al tavolo che abbiamo fatto poco tempo fa a San Giovanni in Fiori con il Presidente regionale. Abbiamo detto di trovare una soluzione, perché i bandi che sono scaduti 14-19 oggi finiscono l'impegno e quindi non possono rinnovare, è un danno economico non indifferente per le ragioni che dicevo prima, la situazione economica non è bella e questi interventi sono a sostegno anche economico per le aziende. Le aziende che hanno finito l'impegno non possono rinnovare perché dicono che non ci sono le risorse. Qui va aguzzato l'ingegno da parte dei politici e un attimino cercare di sfruttare le risorse future. Noi abbiamo proposto di impegnare anche le risorse del nuovo PSR, perché quello era l'impegno del PSR vecchio, della vecchia programmazione, oggi c'è la nuova, abbiamo a disposizione dell'annualità per il nuovo, impegnarli e poi andare successivamente in overbooking sulla nuova programmazione che si dovrebbe fare per il PSR. Quindi le soluzioni ci sono. Sono soluzioni che sono state già adottate in passato, quindi penso che non ci sia difficoltà a poterle fare se si vuole continuare a dare questo ossigeno al territorio, che è importantissimo e serve a mantenere le aziende al proprio posto e non farle abbandonare, perché poi i problemi sono per tutti, non solo per gli agricoltori. Certamente, anche perché poi l'agricoltura interessa come indotto tanti altri settori.
Però mi piace sottolineare questo aspetto, l'agricoltura biologica significa anche ricerca. Chiaramente è un'agricoltura, è un mondo agricolo che sta sempre di più cambiando e sempre più in evoluzione. Questo significa che bisogna puntare anche sulla ricerca, sullo studio, ed è sempre più appunto un mondo in evoluzione, per chiaramente il miglioramento, visto che poi si parla anche dei prodotti agricoli, di prodotti gastronomici, anche per il miglioramento della salute dei cittadini. Sì, è un prodotto più salubre. Naturalmente bisogna cercare di capire, far capire agli agricoltori che ci sono aree più vocate all'agricoltura biologica, aree invece dove non sono vocate all'agricoltura biologica, oppure è molto più complicato e molto più oneroso produrre in biologico. Quindi puntare più da parte della regione sui nuovi bandi in quelle aree più vocate all'agricoltura biologica, perché i problemi sono tanti e quindi dire agricoltura biologica non è una parola che si realizza dalla sera alla mattina, è un problema affrontarlo, sono problemi che le aziende agricole affrontano tutti i giorni e combattere con i patogeni, con gli insetti e tutto il resto che si trova oggi presente sul nostro territorio in delle aree meno manifestate possono praticare più facilmente l'agricoltura biologica. Mettere sul tavolo degli acquirenti un prodotto salubre. Questo è sicuramente la parte più interessante. Gli agricoltori però vanno messi in modo di far reddito. L'obiettivo primario per noi che rappresentiamo gli agricoltori è far reddito alle nostre aziende, perché ultimamente il reddito non si fa. Oppure si ci rimette, si va sui mercati con prodotti, con prezzi al di sotto del costo di produzione, e questo non può essere più sopportato dagli agricoltori perché le risorse sono pochissime, non ci sono più risorse. Ecco, siamo in chiusura, però ho visto un chiaro riferimento anche a quella che può essere la crisi agrumicola, Piano Gioia Tauro e quant'altro. Non abbiamo il tempo di affrontare questo argomento, ma vorrei un focus davvero flash, visto che abbiamo parlato di agricoltura biologica, di innovazione, sul fatto che comunque il PSR ha puntato anche sull'inserimento di giovani in agricoltura. Ci può essere continuità anche in tal senso con il nuovo PSR, anche perché i prodotti biologici, lo studio, la ricerca richiamano giovani formati e preparati adeguatamente. Sì, in Calabria il nuovo PSR deve puntare a ridurre questi eccessi di crisi di mercato che ci sono sul nostro territorio. Una è l'agrumicoltura. L'agrumicoltura c'è bisogno di fare un intervento mirato al rinnovo non generazionale solamente dei giovani, ma al rinnovo degli impianti agrumicoli che abbiamo in Calabria, per creare un allungamento di presenza del nostro prodotto sui mercati. Questo lo si può fare solo se si obbligano le aziende, specialmente le aziende più grosse, perché stiamo assistendo a un'attesa del morto. Muore tu per la morte di uno e la salvazione di un altro. La regione non si può permettere di aspettare questo, quindi deve obbligare con gli strumenti che abbiamo le risorse a disposizione. Se uno vuole attingere a determinate risorse, deve fare un piano di ammodernamento delle aziende e questo lo si può fare specialmente nelle aziende più grosse, perché le piccole hanno più difficoltà a partecipare a un PSR, a partecipare con risorse proprie a un ammodernamento del pacco varietale che si trova in azienda. Quindi le aziende agricole più grosse, specialmente quelle associate, costringere le OP ad associarsi e a presentare un progetto di rinnovamento del pacco varietale che è in questo territorio da poter allungare il periodo di fornitura della grande distribuzione, del mercato. Questo porterà a un sicuro cambiamento economico nelle proprie aziende.
la Regione deve indirizzare le risorse in questa direzione. Perfetto, grazie Presidente per essere stato con noi. Abbiamo trattato tanti argomenti, tanti ancora ne tratteremo nel corso delle prossime puntate, perché il mondo agricolo, abbiamo sempre detto, è in espansione, purtroppo ci sono le opportunità e le problematiche, ma fortunatamente ci sono anche le opportunità. Grazie ancora Presidente, grazie a tutti quanti voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi.